oggi c'è un incontro per il bilancio partecipato e incontro il consulente economico dottor Sabonicopra. Che cosa accade esattamente oggi? Questa è la prima assemblea generale dove saranno illustrati da parte dei proponenti i vari progetti che saranno proposti all'amministrazione e successivamente al Consiglio Comunale per formulare il progetto complessivo che riguarderà il bilancio partecipato. Senta, più o meno cosa è stato stabilito in termini di fondi da mettere per l'approvazione di eventuali progetti? Ma noi nella nostra amministrazione ha ritenuto di non stanziare una cifra prestabilita, cioè di rispettare comunque i minimi che sono previsti da parte della Regione Siciliana e noi li abbiamo sempre raddoppiati rispetto a quello che sono i minimi, ma faremo valere la bontà dei progetti. Solitamente lo stanziamento si è attestato intorno ai 150-160 mila euro. Lo facciamo adesso per il 2018, precisiamolo, perché riguarderà questa assemblea non nel 2017 ma nel 2018, nella logica della programmazione che è il faro che ci sta guidando, nella considerazione che è un atto propedeutico all'approvazione poi del bilancio di previsione che abbiamo come obiettivo di approvare entro quest'anno per il 2018. Rispetto invece all'anno precedente, i progetti che sono stati presentati e poi anche approvati e finanziati sono stati tutti realizzati? Tutti non mi risulta, sono in fase molto in work progress perché sono stati affidati ai dirigenti, ma so che sono assolutamente attenzionati, molti sono ancorati a spese di investimenti, per cui aspettiamo anche le entrate da parte del titolo secondo, e quindi ci sono anche dei tempi di natura finanziaria che dobbiamo rispettare. Su questo faremo un consuntivo per capire nell'ambito di tutti i bilanci partecipati che abbiamo fatto in questi anni ciò che si è realizzato e ciò che è ancora in corso. Vorrei capire una cosa, se lei ha visto alcuni di questi progetti per il 2018 e ne segnala qualcuno di particolare evidenza? Quest'anno abbiamo soppresso le proposte che riguardano le manifestazioni associate al turismo, tipo spettacolo, in quanto già l'amministrazione ha un pacchetto molto fitto da questo punto di vista. Quindi sono tutti progetti legati a servizi e quindi voglio dire, la pensilina, la panchina, c'è molto sul sociale, su questo versante ci siamo sempre adoperati. Verrà meno quest'anno la proposta sotto il profilo delle proposte degli spettacoli, per le ragioni che avete visto che quest'anno c'è stato un calendario assolutamente, proprio veramente fitto, e quindi concentriamo le risorse sulle utilità in termini di azione di investimenti che riguardano la città e il disagio sociale che è sempre attenzionato da parte dell'amministrazione.